sia solamente perché, non faccio nome, vedi, quella si è comportata male, perché se quella si è comportata male, noi abbiamo scoperto quella, ma ce ne sono 10 altre, 9 altre che invece non abbiamo scoperto. E allora è necessario andare lì e dire quale può essere la soluzione complessiva. Se ci muoviamo così, io credo che il consumerismo italiano, sono d'accordo con Lamberto fino in fondo, avrà una grandissima vita per il futuro, altrimenti secondo me avremo solamente i problemi dei regolamenti che ci chiudono, ci fanno diminuire di numero e via dicendo, ma non ci danno nulla di più. Grazie. Presidente, lei deve metterci in luce lo stato dell'arte, come io si dice. Io espongo il mio punto di vista nel convincimento che ho sempre espresso, per cui la tutela del consumatore è un fatto in qualche misura collegiale. Cioè non credo che in questo settore ci sia appunto una separazione tra istituzioni e gli stakeholder e le associazioni di tutela, al contrario dobbiamo appunto sempre di più sforzarci di fare delle sinergie. Quindi questo, per cui dico, non è la mia la relazione o l'intervento di un punto di vista interno, meno delle parti di un sistema. Se non ragioniamo così, e quindi apprezzo soprattutto la parte finale su una qualche trasformazione che i tempi impongono al consumerismo, ma su questo rifletterò anche nella parte finale del mio intervento. Ora, secondo me questa giornata è stata importante per le cose che da ultimo ho sentito e per qualche cosa che mi è stata riferita, perché avevo anche altri impegni, e a cominciare dal titolo di questa sezione, di questo pomeriggio, liberalizzazioni, competitività, consumatori. Perché guardate che molte volte l'approccio che viene seguito è come se la concorrenza e la tutela del consumatore fossero due mondi distinti, addirittura con loro in conflitto. E questo guardate che nella cultura politica è presente, nella cultura delle imprese pure. Oggi in realtà abbiamo una sfida, che è la sfida di riprendere la crescita, perché il consumatore, prima di tutto, è una persona in carne e ossa che potrà consumare se ha un reddito, altrimenti resta un modellino con cui i miei funzionari valorosissimi si confrontano, facciamo i convegni, ma alla fine appunto non c'è il consumatore se è lavorato. La vera sfida che riguarda tutti, e per questo la sinergia, la collaborazione centrale, è la ripresa della crescita in un paese che ancora secondo le stime del governo dovrebbe avere una decrescita pari a 1.7 punti percentuali. Quindi è una cosa ancora importante. Ora, in questo contesto, tutti quanti siamo convinti che la concorrenza è un veicolo per stimolare la crescita. La concorrenza, in quanto appunto direi stimola l'innovazione, no? In fondo anche le vicende che riempiono i giornali in questi giorni riguardano dei soggetti che si trovano in grave crisi con conseguenze negative per i lavoratori e per i consumatori, a causa anche di intrecci perversi tra pubblico e privato e a causa di una carenza di concorrenza. Però la concorrenza deve essere vista non solo dal punto di vista dell'offerta e del rapporto delle imprese, ma la principale pressione ad avere un mercato concorrenziale è data dal consumatore. Se non teniamo conto di questo, e non teniamo conto che il consumatore, per esercitare questa pressione, deve avere un quadro informativo e degli strumenti di azione effettivamente praticabili, allora è, a mio parere, difficile appunto che il sistema operi in modo, direi, efficiente. Quindi questa è una battaglia importante. Personalmente apprezzo moltissimo il fatto che si siano messi insieme questi elementi, ma tutto ciò deve diventare fatto culturale del paese. Perché? E non a caso si è parlato di consumerismo, il problema della tutela del consumatore e il problema del rapporto tra consumo e concorrenza, a mio parere, è sempre certo un problema giuridico, ma è soprattutto un problema culturale. Allora, se noi non riusciamo, e per questo dobbiamo unire le nostre deboli forze, perché sì, le associazioni sono cresciute, ma ancora non nella misura necessaria, lo stesso riguarda alcune istituzioni come la mia, per appunto realizzare una trasformazione culturale nel paese, al di là del singolo caso, la singola sanzione, che è importante, perché se non si punisce, poi non c'è la funzione di prevenzione generale, no? È questo. Però se non facciamo qualcosa per disseminare nel paese la cultura della concorrenza e della tutela del consumatore, credo
una battaglia perduta, quindi dobbiamo essere franchi. E al riguardo, tra gli operatori dell'informazione, tra i politici, c'è a mio parere grande disinformazione. Tutti parlano del consumatore, no? Però poi sta a vedere che cosa intendono per consumatore e quali siano appunto i meccanismi per tutelarlo. Guardate, senza concorrenza non c'è tutela del consumatore. Io non accetto le tesi di Friedman secondo cui la concorrenza da sola basta tutelare il consumatore. Ma è pur vero che la concorrenza ci vuole, cioè ci vuole una possibilità di scelta. Quindi teniamo insieme i due elementi. E direi che c'è un esempio di come attraverso la tutela del consumatore, un esempio tratto dalla vita recente dell'antitrust, di come attraverso la tutela del consumatore si può realizzare anche uno stimolo importante alla crescita e offrire di una tutela delle imprese. Recentemente l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una prassi che riguarda appunto la sanzione con l'oscuramento del sito dei siti che vendono prodotti contraffatti. I prodotti contraffatti sono prodotti che pesano negativamente sull'economia del paese e noi ne abbiamo chiusi, abbiamo intervenuti una cinquantina di casi, tutti per beni di vario tipo, per soprattutto con riguardo appunto al made in Italy, proprio gli elementi caratterizzanti, e contemporaneamente ingannano il consumatore. Ora abbiamo un caso recente che riguarda dei prodotti che non solo sono venduti e sono appunto contraffatti, con perdita appunto per l'impresa, ma che contengono, secondo certe analisi, delle quantità di sostanze velenose che messe in mano ai bambini possono avere delle conseguenze, diciamo, estremamente negative. E allora dobbiamo far capire come in questo campo c'è una sinergia tra vari elementi, tutti si tengono in un contesto storico in cui l'imperativo è uscire. E in questa prospettiva ha fatto molto piacere, perché l'ho sostenuto da sempre anche nella relazione al Parlamento, che dobbiamo ragionare sempre di più in termini di mercato europeo. Ieri ho avuto ospite la mia autorità, il nuovo commissario europeo per la concorrenza, col combinato del direttore generale, e entrambi hanno apprezzato moltissimo il fatto che teniamo insieme concorrenza e tutela del consumatore, senza che ci sia una figura più nobile e una meno nobile, e il fatto che abbiamo avviato queste pratiche sul web, si tratta di una cosa pionieristica, per cui l'autorità garante ha avuto anche un premio per la lotta alla contraffazione a Parigi, e abbiamo sviluppato queste pratiche che sono un po' delle pratiche pilota nell'universo europeo, quindi ci hanno chiesto un dossier per cercare appunto di diffondere tutto ciò nel mondo europeo, in Europa. E hanno colto un grande, appunto direi sorpresa ma positiva, il fatto che questa autorità da sempre, quindi appunto io continuo in questa una tradizione che già esisteva, ha un rapporto direi quasi istituzionale con l'associazione dei consumatori. E tenete conto, come voi sapete, che abbiamo inaugurato qualche mese fa una prassi per cui ci si riunisce su un segmento, perché se si parla di tutto poi c'è il rischio che le riunioni sono poco utili, ma vi ho parlato per esempio del trasporto aereo, di altre cose, e lì si mettono insieme concorrenza e consumatore. No, perché magari poi giuridicamente si tratterà di una pratica di tutela della concorrenza, ma è nata da una denuncia dei consumatori o viceversa, no? Ecco allora che quello secondo me diventa un momento importante, e anche questo è un aspetto, direi in qualche misura, pilota nell'ambito europeo delle autorità di tutela del consumatore. Detto questo, appunto, dobbiamo però essere fermi. E secondo me dovrebbe essere una fermezza anche nei confronti del decisore politico nel ritenere che la partita si giochi in Europa. La partita si giochi in Europa sotto vari profili, innanzitutto le regole che si creano e che poi riguardano appunto la legislazione pro consumatore, pro meno concorrenza, ma poi il fatto che tutti i mercati devono essere aperti. Non possiamo creare una simmetria tra paesi che in realtà realizzano appunto un enforcement a tutela della concorrenza o un enforcement per il consumatore e altri che non lo fanno, perché altrimenti appunto ci sarà appunto una penalizzazione per i soggetti italiani e comunque appunto una tendenza a trasferire magari risorse in altri paesi. Quindi questo secondo me dovrebbe essere appunto un filo conduttore comune, così come quello del discorso ex ante, che ha costituito, come vedete, appunto un elemento centrale di quelle cose che mi sono così velocemente permesso di dire. C'è però un altro aspetto, io con la
franchezza con cui ho sempre impostato i rapporti con tutti voi, al di là delle differenze, ogni sensibilità di ognuno, di ogni associazione, di ogni biografia anche umana, culturale, professionale, e qui bisogna anche intenderci sul profilo, che riguarderebbe anche le politiche pubbliche del nostro paese. È chiaro che se vogliamo autorità di tutela della concorrenza, dobbiamo tenere conto anche delle risorse di cui queste autorità possono fare conto. Vi dico soltanto questo: l'autorità garante della concorrenza del mercato ha 240 persone, un bilancio di 50 milioni di euro, quasi tutto assorbito per il pagamento di stipendi e il pagamento dell'immobile, e le altre autorità hanno bilanci che sono tendenzialmente pari al doppio del nostro, hanno un numero di dirigenti superiori. L'autorità, la VCP per esempio, ha 40 dirigenti, 360-370 unità di personale, immobili prestigiosi. E ultimamente, appunto, con la mia autorità vive soltanto di contributi pubblici, mi sono detto, io sono arrivato in situazioni, forse lo sapete, l'antitrust aveva un fondo con cui appunto prendeva risorse dalle altre autorità accumulando dei debiti che doveva pagare tra 10 anni. Quando è arrivato il governo Monti ha introdotto una norma per cui l'autorità si finanzia con piccolissimi contributi, anche le sanzioni per i consumatori noi non le prendiamo, dati orizzontalmente da tutte le imprese che hanno un fatturato notevole, quindi non siamo legati a un mondo, ma è una ripartizione orizzontale. Rispetto a quello che prevedeva la legge, abbiamo fatto, grazie alla spending review che ci ha consentito di risparmiare, abbiamo abbassato l'aliquota per i prossimi anni. Ebbene, la legge di stabilità, quelle autorità che hanno così tante risorse e hanno introdotto una norma per cui il nostro debito pregresso dovrà essere rimborsato subito. Se voi togliete 18 milioni di euro da un bilancio di 52, capite bene che non si possono pagare gli stipendi. Se voi aggiungete che quando il governo è istituito, dopo le nostre pressioni a tutela della concorrenza dei consumatori, l'autorità dei trasporti poi ha introdotto una norma per cui dice sì, ma i primi 2 anni li paga l'antitrust, e allora bisogna intenderci con chiarezza, perché qualsiasi politica pubblica è consentita, ma che cosa vogliamo fare? È lecito che i rappresentanti eletti del popolo dicono a un certo punto, per noi è la cosa più importante in Italia la VCP, che notoriamente dà un contributo così importante alla crescita, alla competizione e alla tutela del consumatore. Però bisognerebbe appunto fare delle scelte chiare, palesi, trasparenti, non dei meccanismi appunto di questo tipo, perché altrimenti io potrò avere tutto l'impegno di questo mondo, ma se tenete conto, io ho 40 persone che lavorano nella tutela del consumatore, e questo è un problema. Ma c'è un altro problema che riguarda il rapporto con il consumatore, che io ho rispettato, avete visto, non ho mai fatto polemica, anzi vi ho coinvolti, vi ho subito informato. C'è quella decisione del Consiglio di Stato che dice che nei settori regolati e appunto tendenzialmente la competenza dovrebbe essere del regolatore. Sappiamo come poi ci fu una norma che, in coerenza con il considerato della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, disse la competenza è dell'autorità garante della concorrenza del mercato, salvo che ci sia un potere attribuito all'autorità settoriale da una norma europea. Ma questa disposizione viene appunto ignorata. Mi chiedo quante pratiche voi avete avuto in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole dalla GCOM in questo anno? Vorrei sapere. Quante ne avete avuto l'anno scorso dalla GCM? Ne avrete avuto, o gli anni precedenti. Ecco, lì però, perché da un paese può seguire qualsiasi tipo di politica. L'importante però è che ci confrontiamo non con le astrazioni metafisiche, che sono importanti, ma le facciamo fuori da quest'aula, perché in questa sede prestigiosa magari si possono pure fare, ma ci confrontiamo con le cose reali sulla cui base camminano appunto le istituzioni, la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza. E in questa prospettiva chiudo riallacciandomi anche a una considerazione che è stata fatta da ultimo, e riguardava in fondo il dibattito pubblico. Cioè, secondo me questo paese ha bisogno di raffreddare un po' i toni, e anche se vogliamo evitare, no, che la tutela del consumatore si faccia in modo così per riempire un articolo, avere un servizio, dobbiamo cercare di affrontare i problemi concreti, quindi il metodo ex ante ben venga,
e le soluzioni possibili in un contesto che è un contesto di crisi, e crisi da cui dobbiamo uscire per agganciare quel minimo di ripresa che potrebbe esserci in Europa, perché il paese ha grandi potenzialità, grandi asset, ha comunque dei cittadini e dei consumatori che hanno dimostrato prova, hanno dato prova in concreto di grande responsabilità, e se c'è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, a cominciare dalle istituzioni, dai loro rappresentanti, dalla classe politica, dalle associazioni dei consumatori, dalle imprese, e nell'interesse di un sistema paese, io sono sicuro che riusciremo a dare un futuro migliore a un paese che strumenta. Grazie. Non so se c'è qualche relatore che vuole porre, se il Presidente è disponibile, qualche domanda al Presidente in merito a quanto è stato detto nel pomeriggio. Ha parlato Santini e ha detto cose molto apprezzabili, ma quello che mi è piaciuto di più è la sua enfasi sul tema della contraffazione. Secondo i miei dati, in Italia ci sono circa 7 miliardi e 9 all'anno di contraffazione, che tolgono imposte per 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, forse qualcosa di più, e tolgono anche lavoro a circa 100.000 persone, ma in realtà tolgono anche fatturato al mercato del dettaglio e della grande distribuzione. Poi anche il Presidente Pitrizzello ha parlato di contraffazione. Ecco, credo che sia stato anche esplicito, ma se potessimo ancora cercare di enfatizzare che cosa si potrebbe fare. Uso il condizionale perché secondo me fino adesso, nonostante l'ottimo lavoro che hanno fatto bravissime persone, ma numericamente poche, e qui il problema delle risorse però viene fuori anche dalla sua osservazione, questo problema ogni tanto lo tiriamo fuori ma non viene mai preso in considerazione. Ecco, posso? Ma noi alla fine, a cui a me non piace, per, anche per la mia biografia, far proclami, mi piace agire sulle cose concrete. Quindi senza prima far proclami ci siamo sforzati di inventarci uno strumento con qualche fantasia anche giuridica e i fili che abbiamo oscurati. E capite bene che ci vuole anche un po' di coraggio, perché l'antitrust in questo opera contro i giganti. Che è molto di più della feder distribuzione, eccetera, con un diverso, diciamo, stile di rapporti. Ora è chiaro che se io devo mettere 6 persone solamente a lavorare su questo, si tratta di operazioni complicatissime che si svolgono grazie al meritorio lavoro della Guardia di Finanza, ma oscurare un sito che si trova in Cina non è che si fa in 4-4-8, richiede moltissimo. Devo dire, io, persone che si dedicano con passione, con abnegazione, non lo fanno per un incentivo economico, lo fanno perché ci credono, però sempre quelli i numeri sono, e magari devono mettere qualcuno in mobilità con questi tagli, no? Perché giustamente altre autorità dovranno avere magari altri 10 dirigenti, non 30, e di chi ne ha 50 la sfida viene. Ora, in questo contesto il problema delle risorse è cruciale, però è così come sarebbe cruciale una regolazione. Ieri ho parlato col commissario, ripeto, europeo, che aveva appreso, proprio perché sono stati i soldi, perché alla fine però l'Italia l'ha fatto questo, noi, e vorrebbe proprio delle proposte operative per andare avanti, no, sul terreno della concentrazione. Ora a me non interessa poi che sia l'antitrust o un'altra autorità, perché non ho questioni di bennarsi, però è chiaro che un sistema paese dovrebbe intervenire per fare questo con delle risorse adeguate. Ma tutto ciò non sono risorse buttate, perché come è stato detto, intervenire nelle pratiche di contraffazione significa recuperare ricchezza al paese. Quindi tuteliamo il consumatore e tuteliamo il sistema economico. Le due cose, contrariamente a un certo approccio culturale, non sono due cose distinte, vanno in questo momento storico di pari passo. Posso fare una domanda io, Presidente? Prego. Sia ieri durante il dibattito della mattina, sia in uno dei documenti dei gruppi loro di questa mattina, è uscito fuori un argomento che secondo me può diventare abbastanza importante. Ovviamente non dico la mia idea, perché non sarebbe corretto, però il discorso è: se le autorità indipendenti tutte non riescono a portare fino in fondo il loro lavoro a tutela del consumatore, si può immaginare, o peggio, o meglio, cioè secondo il caso, si può
prevedere la costituzione di un'ulteriore nuova autorità dei consumatori? No. Allora, vi dico la mia. Secondo me, io lo so come penso. Io avevo un mestiere, non mi interessa nulla di stare dove sto, eccetera. Quindi posso parlare liberamente, al contrario dei professionisti della burocrazia romana, che al contrario non hanno. Ora, il punto centrale è che la proliferazione delle autorità non serve a nulla per due ragioni: altri costi, si disperdono in know-how le esperienze che ci stanno, no? Semmai vanno ridotte, se volete sapere una mia ipotesi. Qualcuno dovrebbe, in altri paesi stanno facendo processi di aggregazione, quindi si tagliano magari risorse importanti altrove, ma nessuno si pone il problema che forse sono troppe, non se ne posso nessuno. Detto questo, il mio parere, occorrerebbe dire con chiarezza chi fa la tutela del consumatore, come, non mi interessa chi la fa, e a quel punto stabilire dei meccanismi operativi, tenendo conto però del diritto europeo. Il diritto, noi abbiamo avuto una procedura di pre-infrazione nei confronti dell'Italia per questa vicenda, con l'apertura di un progetto pilota. La direttiva è una direttiva orizzontale che presuppone la tutela contro le clausole commerciali scorrette, la pubblicità ingannevole, che avvenga in modo uguale in tutti i settori e in tutti gli stati europei. Di questo andrebbe, veniamo all'Europa, tenuto conto. Quindi si faccia quel che si vuole, e non spetta a me dirlo perché io non faccio proposte politiche per scelta, ma certamente bisognerebbe individuare appunto una chiarezza su chi fa che cosa. Grazie, scusate per essere arrivati. C'erano domande? Presidente, può ancora 5 minuti? Solo 5 minuti ancora, c'era il professor Tagliano. Ma io concordo come tutti sull'idea che il problema è un problema culturale. Io scrissi una quindicina di anni fa un articolo sui costi del non consumerismo in Italia, che evidenziava come non aver spinto negli anni 80 su un movimento consumerista forte ha portato soprattutto le imprese nazionalizzate, le imprese oligopolistiche a non essere competitive come oggi vediamo nel mercato internazionale. Ma c'è un problema che adesso si sta muovendo, e cioè i modelli di regolazione del mercato europeo, che sono tendenzialmente ormai modelli gestiti dai tedeschi e dai francesi. Pensiamo al modello tedesco: i tedeschi hanno fatto la scelta molto tempo fa di investire nel diritto europeo, lo sappiamo noi, ma adesso di investire nella soft law europea. E attenzione, la soft law europea, che vuol dire codici di condotta gestiti da un lato dagli operatori economici e dalle associazioni dei consumatori, prevede una parità di soggetti e quindi una forte cultura dei consumatori. E questa forte cultura i tedeschi li hanno creata da tempo investendo nel Verbraucherzentralen, cioè investendo in centri pubblici in cui ci sono le professionalità che poi i consumatori utilizzano. Noi questa scelta non l'abbiamo fatta. I francesi hanno fatto l'Istituto Nazionale della Consumation, e hanno fior di giuristi, fior di tecnici che poi le associazioni utilizzano per poter negoziare. Il secondo elemento che secondo me è importante, ma il Presidente l'ha già evidenziato, lavorare nella fiducia nei mercati innovativi. Tenete conto che lì, proprio perché le regole sono lasse o non ci sono, penso al commercio elettronico, i rischi sono di più forti. In quel settore si può fare un'attività preventiva, perché non sono ancora scoppiati i problemi. Vi faccio due esempi che sono evidenti a tutti: tutta la tematica della profilazione del cliente in rapporto alla privacy, tutta la tematica dei siti fantasma e delle truffe che si realizzano. Qua da noi non sono ancora scoppiate come sono scoppiate in Spagna e in altri paesi, ma scoppieranno. Ecco allora che qua una funzione preventiva degli operatori economici e della associazione dei consumatori sotto la legge del regolatore può essere importante. Grazie. C'era una domanda? Dunque, ne abbiamo parlato stamattina nel workshop che abbiamo fatto appunto sulla regolazione. Le pronunce del Consiglio
Consiglio di Stato hanno in qualche modo scombinato un sistema che le associazioni dei consumatori hanno apprezzato per l'efficacia che aveva, e hanno, diciamo, scomposto le competenze sulle pratiche commerciali scorrette tra le varie autorità sulla base di un principio di legge speciale che forse prevale su quello che era. Il risultato a noi è sembrato meno conveniente per il consumatore. La composizione di queste competenze oggi avviene attraverso delle, diciamo, regolazioni che fate tra di voi con rapporti bilaterali. Non vorrei che ci fosse una definizione della pratica commerciale scorretta nel settore dell'energia diversa da quella che ci potrebbe essere attraverso una diversa contrattazione bilaterale con la Agcom nel settore delle telecomunicazioni. Per dirle la mia impressione, io preferirei che ci fosse una competenza trasversale su questo, ma non so se lei ritiene che questo sia un percorso praticabile o no. Se non è praticabile, non penso che sarebbe comunque invece praticabile, piuttosto che andare avanti con trattative bilaterali, fare trattative tutti insieme. Grazie. Per quanto mi riguarda, io le sentenze dei giudici sono del rispetto e quindi le applico, per cui magari i miei funzionari volevano non testare, ma c'è una sentenza, peraltro di un contenzioso, io non ero presidente del Granato, ben vero, però voi che siete i nostri stakeholder, vedete che il sistema non è che sia eccezionale. Non a caso la Commissione Europea ha aperto un progetto pilota che è il primo passo verso una procedura di infrazione, quindi vuol dire che forse questa soluzione è coerente col diritto europeo non c'è. Che cosa penso io? Che siccome qua non ragioniamo della competenza di Pitruzzella, che grazie a Dio ha cose da fare, di Cardani o di altri, ma ragioniamo della tutela di diritti in un contesto di crisi, non bisognerebbe affidare, infatti non l'ho potuto fare, io resisto lì, non bisognerebbe affidare al conflitto tra autorità, io non ho ingaggiato personalmente, ho detto confliggete voi, io non mi ritiro dalla mischia. Occorrerebbe che si adotti un governo, prenda in carico il problema e dice, con le associazioni dei consumatori, con tutti coloro che non sono le burocrazie, ma prenda in carico il problema e dica, magari guardando un po' il diritto europeo, perché di direttivo europeo stiamo parlando, di attuazione dei diritti europei, dia una soluzione che sia funzionale. Noi in pratica, di fronte alla gran confusione che si è determinato, potevamo agire nel quadro. Che cosa abbiamo fatto? Ci sono alcune autorità con cui si opera in uno spirito di leale collaborazione, la maggior parte, e allora, siccome il problema è, ma c'è regolazione o non c'è regolazione, no? E quindi questo avrebbe rimesso di volta in volta al giudice, ma avrebbe creato anche un voto di tutela, perché in alcuni casi una doppia tutela, cioè non è che si può capire. Allora abbiamo cercato di riempire, almeno per capire, questo lo fai tu, questo lo faccio io, ma in un quadro che indubbiamente è di scarsa certezza. Assolutamente. È chiaro che non colmando questo quadro di incertezza ci saranno difficoltà nell'agire, contenziosi, perché a seconda di chi perde poi no, è andata al giudice, poi si faranno appelli, cioè situazioni di non chiarezza. Ma la tutela del consumatore funziona se ci sono regole chiare, se c'è qualcuno che sanziona in tempi accettabili, e quindi si sa che quel comportamento è. I giudici del diritto penale parlano della funzione di prevenzione generale della sanzione penale, della pena. Siccome mi sanzioni, io non lo faccio più e gli altri dicono guarda, accetta la sanzione. Ma un quadro di incertezza sono i manigoldi, coloro che adottano pratiche scorrette che alla fine prosperano. Quindi secondo me il problema, non voglio... dovrebbe assumerlo sulle sue spalle un governo che appunto è impegnato attivamente sul fronte del contrasto alla crisi, della crescita e della tutela appunto soprattutto dei soggetti più deboli, in un'ottica che mette insieme mercato e coesione sociale. Che significa questo? Dare regole certe. Ma regole certe magari prima sentire in Commissione Europea che cosa ne pensano, per evitare che poi no, ci sia la procedura di infrazione, eccetera. Questo secondo me è la via maestra. Credo che sia ridicolo
in questo momento creare conflitti tra autorità in un momento in cui il paese soffre, come se qualcuno, io ho evitato, però avete visto, sempre, cioè voi siete venuti a trovarmi, ho sempre detto c'è una sentenza, qualcuno a livello politico però dia una normativa. Devo dire che qua c'è la senatrice Vicari, proprio la citavo prima che lei arrivasse, e proprio quando c'era nella scorsa legislatura ed era appunto in commissione attività produttive, fece una norma e furono i due relatori appunto una norma che diceva no, nell'ottica europea se c'è una norma europea che attribuisce il potere a un regolatore o a un regolatore, se c'è una norma che attribuisce altrimenti all'autorità di concorrenza, però quella norma non è stata applicata. Il giudice si riferisce ancora alle ordinanze, quello che dice il giudice con rispetto, e a quel punto probabilmente però una soluzione ancora più chiara, ancora più definitiva, a mio sommesso parere, soprattutto col progetto pilota aperto alla Commissione, andrebbe fatta nell'interesse dei consumatori, perché al di là della classe politica, delle autorità indipendenti, delle autorità di regolazione delle garanzie, dei professori, delle associazioni dei consumatori, di tutti gli stakeholder, ben, alla fine dovremmo avere come punto di riferimento il benessere, la tutela dei diritti dei nostri cittadini. Grazie. Di Santini, sì, più un intervento breve, no, grazie. No, brevissimo. La domanda, ma più che altro l'affermazione, era quella, tanto è l'itinere, dottor Bertuzzella. Noi abbiamo fatto, quando il dottor Cavalli Gigli sosteneva questo fatto dell'enfasi nei confronti del dato della contraffazione da parte nostra, è perché abbiamo trovato un fortissimo riscontro delle nostre denunce rispetto al commercio telematico nell'autorità dell'antitrust, che in realtà in prodotti come quelli campioni nazionali come Gucci, Luxottica, eccetera, ultimo non è nazionale ma tipo Nike, hanno fatto e hanno avuto la capacità di far chiudere siti a livello internazionale che devastano la nostra capacità di inserirsi in questi mercati. E quindi ringraziando, perché poi c'è autorità che dialoga, autorità che non dialoga, il dottor Petruzzella, il signore, non ha detto, ma noi abbiamo a volte difficoltà a rapportarci con altre autorità. E chiudo dicendo che abbiamo trovato, e mi auguro sempre di più, un interlocutore nel Ministero dello Sviluppo che dialoga con il Ministero del Lavoro su temi e ricepimenti di direttive tipo quello della responsabilità sociale dell'impresa e del ruolo delle autorità in termini europei oltre che nazionali, che danno un'importanza e un riscontro alla situazione dei consumatori. Quindi credo, Vice Ministro, che questo dato del dialogo fra ministeri, ma soprattutto il ruolo del Ministero dello Sviluppo in affiancamento al rapporto con i consumatori, rappresenta in questa fase, diciamo all'inizio della riunione, di rilancio e di ripresa del Paese, un fatto fondamentale e un percorso importantissimo. Grazie. Come fatto fino adesso, fare cose grazie, ben trovati ad alcuni, saluto a chi non ho mai incontrato, ma innanzitutto vorrei ringraziare, non retoricamente ma veramente con un grazie sentito al Consumer Forum per aver organizzato questa importante occasione di confronto di idee. È un passo abbastanza interessante, innovativo e in linea con la dimensione nuova di collaborazione e di dialogo tra tutti i soggetti preposti in un determinato campo, un'occasione di confronto di idee su temi del consumerismo da esperti del mondo dell'università, della ricerca, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee
e anche esponenti di imprese ed associazioni appunto dei consumatori. So che questa iniziativa si annuncia come un primo appuntamento di un evento che promette e quindi dal quale attingere di diventare periodico. È sicuramente un'iniziativa importante per il consumerismo italiano e noi non possiamo augurarci il successo dei risultati che vengono diciamo, da stimolo da questi incontri per fare uno degli appuntamenti rituali di tutti coloro che hanno a cuore realmente, non a parole, la tutela dei consumatori. Consumer Forum non ha certamente nessuna esclusiva per l'organizzazione di un evento del genere e per fortuna segnala l'attenzione crescente dovuta al consumatore. Ci sono anche altri eventi importanti per il consumerismo italiano, singoli o ricorrenti, organizzati da soggetti pubblici, soggetti privati e l'ultimo la sessione, questo ci tengo a ricordarla, la sessione programmatica che in base al codice del consumo è annualmente organizzata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e delle Regioni che quest'anno si svolgerà a Napoli il 18 e il 19 novembre con un tema specifico, quello del servizio pubblico locale. Ma questa di oggi ha una sua importanza e una peculiarità perché è un'occasione spazio di confronto aperto fra tutti i punti di vista che guardano però tutti al consumatore in linea con la caratterizzazione di Consumer Forum come associazioni in cui sono presenti questo di confronto e di collaborazione la maggior parte delle associazioni dei consumatori e anche delle imprese, abbiamo detto prima, dell'Università della Ricerca. In queste conclusioni non voglio e non posso richiamare ritualmente tutte le diverse fasi, i diversi momenti di questo convegno, il Ministero comunque è stato presente tutta la giornata con il nostro direttore, nonché il garante del dottor Vecchio, e ho avuto modo di partecipare io in questa sessione conclusiva volendo evidenziare come e testimoniare come il Ministero dello Sviluppo Economico stia seguendo con grande attenzione e forse, non so, ma lo vedo dall'agitazione che c'è nel mondo attorno, con una sensibilità rinnovata rispetto ai temi appunto dei diritti dei consumatori sia in Italia che in Europa, che hanno costituito appunto l'oggetto stesso della vostra giornata. E, anche per riprendere qualche intervento che è stato fatto prima, per esempio quest'anno il secondo anno viene fatto con maggiore diciamo, specificità e partecipazione anche dell'Associazione dei Consumatori, il Ministero adesso tra pochissimi giorni, devo fare l'impegno di spesa entro fine anno, emetterà un bando che proviene dalla direzione della contraffazione proprio per esortare la contraffazione a livello comunque italiano e questo strumento di comunicazione contro la contraffazione viene affidato alle associazioni dei consumatori. Ci sono 1 milione di euro, sono 3 le diverse filiere di tematiche che sono state individuate, quindi vediamo lavorare insieme la direzione della contraffazione, la direzione dei consumatori e 1 milione di euro, magari non è tantissimo, ma in questo momento in cui si piange, avere 1 milione di euro lo diciamo in giro, se no se lo prendono per qualche altra iniziativa, utilizzare questi fondi per la lotta alla contraffazione attraverso le associazioni che ne fanno il progetto e lo attuano, ritengo che sia appunto un modo di testimoniare una diversa consapevolezza del problema. E proprio anche su questa diciamo, linea, ieri pomeriggio al Ministero abbiamo incontrato il Commissario Europeo, Nini, so che l'avete incontrato anche voi, insieme al Direttore Generale della Direzione Salute e Consumatori della Commissione Europea, che è il direttore che italiano, una dottoressa brevissima, la testo Rigoggi,
E nel corso di quell'incontro abbiamo avuto modo di condividere alcune valutazioni su tematiche che evidentemente immaginate, su metodo la definizione di un nuovo regolamento europeo sulla sicurezza dei prodotti, sulla necessità di realizzare un'ampia convergenza anche sulle disposizioni dove queste sono proposte dalla Commissione e sono state fortemente sostenute dall'Italia, relative alla tracciabilità dei prodotti e all'indicazione della loro origine. La mia premessa al commissario ieri è stata comunque quella di dire, e so che è stato un tema che ha trattato nel suo intervento anche il presidente Brituzzella, che è quello di dire, non in tema soltanto di consumatori, in generale ormai, se dobbiamo stare in Europa, determinate battaglie contro o per si devono fare e hanno un senso e hanno un effetto se sono gestite a livello europeo. È impensabile che io in Italia posso fare o non posso fare qualcosa che invece mi è consentito ed è lecito in altri paesi della Unione Europea. Sostanzialmente al commissario Nimi che abbiamo detto o c'è più Europa anche in Italia e anche nel settore dei consumatori o facciamo chiacchiera, perdiamo tempo e comunque anche i destinatari finali di ogni iniziativa a livello europeo sempre di più vanno sfilacciando la fiducia nei confronti di questa istituzione che oltre ad avere assolutamente ormai una posizione come Europa, permettere di dire fuori mercato rispetto agli altri paesi emergenti che ci sono nel mondo, o comprendiamo questo, che siamo fuori mercato e comunque bisogna agire all'unisono come se fossimo un unico appunto paese, o si perde tempo, si perdono risorse e qualunque azione non avrà mai un risultato incisivo se non è univoco in tutto il territorio. Evidentemente ha incassato, preso questa considerazione, il problema non è del singolo, ma è un problema, io lo vado a ripetere da più parti, abbiamo avuto anche occasione di farlo sull'utilizzo del contante, che è comunque un tema che interessa anche i consumatori, non soltanto, ma anche le imprese, il perché in Italia possono esserci dei limiti sull'utilizzo del contante e quindi una possibilità di utilizzo di pagamenti elettronici se al confine del nostro paese lo stesso prodotto viene offerto e viene venduto in maniera differente con la possibilità di spesa del contante rispetto al nostro. È chiaro che la concorrenza va più verso queste destinazioni che non verso il nostro paese, quindi o si ha questa consapevolezza che anche l'utilizzo del contante, poi ci sono tantissime speculazioni che, se mi consentite, vengono messe anche in piedi da alcune banche o da alcuni forti interessi economici del nostro paese, perché dietro l'utilizzo della moneta elettronica, quindi contro l'utilizzo del contante, saluto con piacere l'esponente della Guardia di Finanza, si nascondono posizioni di tutela, di privilegi dei certi soggetti bancari. Io sono per un utilizzo della moneta elettronica, tu pure, sempre, aboliamo la cartacea, ma aboliamo anche le commissioni bancarie. No. Non è possibile che il cittadino, il pensionato, deve obbligatoriamente portare la pensione in banca, non è possibile che il pensionato tedesco deve avere non hanno per i fatti loro, perché hanno un altro tipo di organizzazione, il conto corrente bancario, però se viene in Italia non può pagare con i contanti, deve pagare obbligatoriamente, cioè non è, è veramente una guerra tra poveri ed è una lotta soprattutto di coloro che stanno egemonizzando l'Europa per i loro interessi monetari e non per gli interessi dei consumatori. Allora aboliamo la carta dei 500 euro, che è quella che probabilmente aiuta molto di più il riciclaggio di denaro, non è possibile consentire agli extracomunitari che vengono in Italia importare contante di 15.000 euro e invece l'italiano non può spenderlo, e poi sappiamo bene che ormai se leggiamo i maggiori scrittori di lotta al riciclaggio sostengono e ci dimostrano come
il riciclaggio oggi viene affidato prevalentemente ai sistemi elettronici, cioè non c'è più il riciclaggio della moneta contante. Mi fa specie come un altro braccio della nostra istituzione, che è appunto il MEF, il Ministero dell'Economia, ha fatto guerra nei nostri confronti affinché uniformassimo l'utilizzo del contante agli altri paesi europei, blandendo che invece se noi dovessimo modificare questo limite di 1500 euro favoriremmo il riciclaggio. Non è così, vorrei spiegare che oggi in un'epoca moderna il mafioso non ha più la lupara e la coppola, e il mafioso non ha più l'utilizzo della cassa, ma ha sistemi talmente sofisticati che vuol dire che è molto più difficile per loro forse poterli individuare. Quindi questo per dirvi che lo spirito dei cittadini, dei consumatori, di chi è proposto, delle istituzioni, deve andare verso questa consapevolezza, altrimenti è un'estenuante, stancante recitazione di posizioni che prima o poi comunque ci porteranno a sbattere. Queste cose io le dico perché ci credo, ma perché vorrei che ci fosse una riflessione maggiore da parte dei cittadini, cosa che non avendo molte informazioni avviene poco, per cui magari ci si affida alle cose che vengono dette. Le banche addirittura promuovono oggi degli incontri per l'utilizzo della moneta elettronica, e quindi magari con alcune cose che si dicono senza avere dall'altra parte l'altra verità ci si affida a queste soluzioni. E non mi stancherò mai di dirle, perché sono convinta che prima o poi la goccia realmente riuscirà a farsi il buco laddove è opportuno. Abbiamo condiviso con la rappresentanza della Commissione europea l'importanza del ruolo delle politiche di tutela dei consumatori per sostenere la ripresa della crisi economica, tutelando i consumatori che sono vulnerabili dalla crisi, nuove povertà, ridare fiducia ai mercati, promuovere la politica dei consumatori come contributo alla crescita piuttosto che come un onere ingiustificato per le imprese, cosa che ancora in alcune parti viene vissuto appunto come tale. Nella stessa ottica, per rafforzare la fiducia dei consumatori, il ministro Zanonato ha sottoscritto lo scorso mese di luglio con le associazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e del Consiglio degli utenti un documento programmatico congiunto, appunto chiamato l'agenda dei consumatori, è definita proprio sul modello dell'agenda europea dei consumatori. Quindi quello che noi dovevamo fare rispetto a quello che ci chiedeva l'Europa abbiamo fatto, anzi ieri ci ha detto il commissario che siamo uno dei paesi più avanti rispetto agli altri, però forse l'Europa dovrebbe fare a questo punto un po' di più. Relativamente a un altro dei temi che sono stati affrontati nelle sessioni precedenti di questo convegno, quello cioè della risoluzione alternativa delle controversie e dell'attuazione della direttiva 2013 numero 11 dell'Unione Europea, abbiamo riproposto al commissario Mimica l'opportunità di un'espressa evidenziazione da parte della Commissione della piena compatibilità della pratica delle conciliazioni paritetiche con le disposizioni della direttiva che noi intendiamo attuare entro i termini di scadenza che è prevista il 9 luglio del 2015. E lo studio che avete prodotto e presentato sul tema delle liberalizzazioni in Italia è un lavoro ricco di spunti, di considerazioni abbastanza interessanti, ma sappiamo e siamo consapevoli, ritengo tutti quanti, scusate, che è ovvia la considerazione che la liberalizzazione non sarà mai sufficiente se questa non è accompagnata da una regolazione e da un controllo che tuteli i consumatori e che spinga le imprese alla maggiore efficienza possibile. Le liberalizzazioni, appunto, senza un'adeguata regolazione possono anzi in alcuni casi avere l'effetto di ridurre gli spazi di concorrenza e la tutela dei consumatori e comunque non realizzare le aspettative di miglioramento per cui esse sono state introdotte. Basti guardare i diversi effetti che in termini di riduzione dei prezzi nel tempo hanno avuto ad esempio le liberalizzazioni nei settori contestualmente fortemente interessati da innovazioni tecnologiche e di prodotto come quello dei servizi telefonici oppure nei settori come quello dell'energia elettrica e del gas. Quindi liberalizzazione sì, ma ogni passo in avanti occorre che parallelamente venga fatto regolazione e controllo.
Molto interessanti sono stati gli spunti che sono stati, li utilizzeremo insieme al dottor Becco, cioè sono stati oggi dati degli interventi dei relatori. L'Europa va bene, la contraffazione vi ho detto, quello che si è svolto fino a questo momento è un confronto aperto, la prevalenza è data proprio dalla differenza delle posizioni e delle valutazioni e nessuno ha titolo, secondo il mio punto di vista, a trarre conclusioni unitarie da tale ricchezza e priorità di interventi. Per cui più che ripetere, sintetizzare o commentare le cose che sono state già dette, è opportuno forse informare che il Ministro dello Sviluppo Economico sta facendo e vuol fare in tema di liberalizzazioni. Sulle liberalizzazioni e semplificazioni c'è il Ministero, un tavolo che abbiamo aperto, lo abbiamo aperto proprio nei primi mesi estivi. Sto coordinando per delle risposte del Ministro questo tavolo dove vede la presenza costante e fissa dell'autorità per la concorrenza col Presidente Pitruzzelli. Invece per quanto riguarda le assicurazioni abbiamo fatto uno stesso tavolo che oltre ad esserci l'antitrust è presente sempre IVAS. Abbiamo prodotto dei risultati utili e interessanti, non vi nascondo che poi il confronto con i destinatari degli interventi è sempre quello più difficile, perché il voler cambiare posizione o perdere qualche privilegio è culturalmente un fatto che difficilmente viene accettato, ma noi lo so perché lo citava poc'anzi anche di Bruzzella, avendo fatto la relatrice delle liberalizzazioni, ne abbiamo viste di ogni colore, però insomma andiamo avanti su quella strada. Vogliamo completare l'attuazione delle misure di liberalizzazione e semplificazione già adottate e stiamo appunto definendo, alcune sono già pronte e sono state trasmesse al Ministro, prima devono essere inserite nel decreto del fare 2, poi il decreto del fare 2 non è andato più avanti, adesso ci sarà un collegato alla legge di stabilità, probabilmente sarà chiamato non crescitaria, aiutami, no. Destinazione Italia, ecco, Destinazione Italia dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri venerdì, non questo, l'altro della prossima settimana, e là ci saranno certamente, mi auguro che saranno condivise alcune proposte, soprattutto in tema di semplificazione. L'impostazione di fondo è quella di dare una maggiore valorizzazione del mercato per liberare le imprese dall'arci e roccioli. Sappiamo che oggi la burocrazia, oltre al fisco, costa il 50% alle imprese e in un quadro di regolazione abbiamo creato alcune norme che garantiscono uno sviluppo ordinato con una concorrenza leale, che nessuno possa abusare di indebite posizioni di vantaggio e l'importante è che non si facciano, perché questo tentativo c'è anche stato, passi indietro rispetto alle liberalizzazioni che sono state fatte. Quando intendo semplificazione ve ne dico una per tutte, per me è la madre di tutto. Quando sono arrivata al Ministero, il primo incontro che ho fatto con Don Vecchio e che adesso finalmente è diventato norma, è stato quello di abolire tutte le autorizzazioni, soprattutto per l'apertura di attività di imprese che non hanno bisogno di via o altri insomma, strumenti che comunque quelli restano sempre, e abolire tutte le autorizzazioni, basta soltanto una comunicazione di dati che viene fatta attraverso il collegamento telematico. E vi dicevo, un consolidamento e difese delle liberalizzazioni già introdotte, perché, e mi fa piacere che c'è presente il Presidente Toffoli Gigli, c'è stato un tentativo in Parlamento, proprio alla Camera, domani dovrebbe andare in aula definitivamente per respingere il provvedimento in tema di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. C'è stata una corsa di ogni parte politica a presentare una proposta di disegno di legge.
devo dire che snaturava comunque quello che si era fatto nella precedente norma, e per carità, probabilmente è tutto legittimo, ma non si può accettare raccolte di firme per come sono state svolte, un problema di modello anche culturale di società che vogliamo immaginare, per cui abbiamo bocciato tutte quelle proposte. Il passaggio, non si preoccupa, perché visto che le sono armate, il passaggio in aula è comunque obbligato per respingerlo definitivamente, e però siamo assolutamente disponibili a ragionare con gli enti locali laddove ritengono di fare dei piani di attuazione di orari differenti, dare questa possibilità. I componenti della commissione ancora non hanno ben maturato questa posizione. Quando lo faranno, saremo disponibili a modificare, almeno questo governo, quella norma, se però deleghiamo ai territori la possibilità non obbligatoria di fare dei piani per poter attuare un più congeniale rispetto anche alle esigenze territoriali di orari differenti. Per il resto, più che nuove radicali liberalizzazioni, che almeno per il momento rischierebbero di determinare gravi appunto contraccolpi per un tessuto di piccole e medie imprese, intendiamo nell'immediato introdurre, vi dicevo, significative semplificazioni con procedure di accesso, esercizio delle attività economiche, riduzione degli oneri burocratici, rendere chiaro le forme su tutto il territorio nazionale, anche alcuni obblighi e adempimenti necessari per l'avvio anche in tema di suolo pubblico. Nel nostro paese, per esempio, un'autorizzazione sul suolo pubblico data dalla città di Palermo non è valida da esercitare in un'altra città, quindi con discrasie anche di questo tipo. Gli sportelli unici, telematici, una modulistica standardizzata e così via. Di tutto questo che abbiamo prodotto, degli articolati, adesso vedremo cosa il Consiglio dei Ministri avrà volontà di portare avanti. In tutta questa attività di manutenzione per l'attuazione delle norme esistenti e di definizione di nuove iniziative normative, abbiamo evidentemente bisogno di un confronto costante, continuo con tutti i soggetti interessati, da imprese a consumatori, che ci diano il loro contributo da operatori e quindi da soggetti destinatari dei nostri interventi. Il senso dei tavoli, che devo dire fino a questo momento, anzi proprio oggi pomeriggio abbiamo un po' ritardato con tutto vecchio perché abbiamo fatto un altro, abbiamo incontrato i gestori dei distributori di carburante, dove là ci sono problemi immensi ed enormi. Abbiamo cercato di andare verso le loro esigenze. Noi a breve, entro l'anno, daremo la possibilità a tutti i cittadini di avere nel mobile una app dove sarà possibile pigiare gratuitamente come app e avere comunicazione sui prezzi dei distributori di carburanti. Evidentemente si metterà un raggio, quindi tu potrai con la mappa che viene analizzato, ormai tutti lo sappiamo usare. Su questa questo l'abbiamo fatto con le liberalizzazioni, poi insomma, il Ministero ha fatto il decreto, sono arrivati su 25.000 distributori la comunicazione di tutti i dati per essere immessi da parte di 15.000, sui 10.000 mancanti riteniamo che ce ne siano qualcuno che tenta di resistere perché è legato a grosse imprese che hanno gestione di pompe, determinando un monopolio, quindi non avendo nessun tipo di interesse a dare questi dati. Noi andremo avanti lo stesso, sarà il mercato che eventualmente li metterà fuori, e un'altra parte quindi ci saranno forse qualche problema che qualcuno un po' piccolo avrà delle difficoltà, ma comunque sempre con la massima collaborazione, senza voler sanzionare nessuno, ma aiutare il mercato a crescere, insieme alla direzione del dottor Vecchio stiamo definendo, dentro l'anno sarà operativo ed utilizzabile in ogni telefonino questo tipo di informazione. I gestori evidentemente hanno anche altri aspetti, ma quel tavolo sta
cercando di affrontare con tutti i soggetti delle soluzioni, per cui concludo, in auspicio rispetto al modello di lavoro che vogliamo portare avanti e rispetto all'iniziativa che oggi avete messo in piedi e presentato con Consumer Forum, di questo ringrazio e elogio per la capacità il Presidente di aver fatto tutto ciò, continueremo ad andare avanti convinti che questi luoghi sono gli unici luoghi veri, reali, dove qualunque tipo di iniziativa non venga imposta dall'alto, ma venga concertata sia con chi ne ha la responsabilità e sia con chi è destinatario degli interventi. Non so se il nostro ospite, il Presidente, vuole chiudere, ma non mi permetto per certo. Allora ringraziamo tutti i relatori, il Presidente, il Segretario di nuovo, il nostro ospite Consumer Forum e voi che avete partecipato. Grazie. Sì, ma lui è un amico.